Ho combinato un pasticcio con Bimba Spina cercando di baciarla. Per oggi sistemerò tutto. Dobbiamo andare a fare shopping al centro commerciale per comprare le cose per la lezione di esplorazione. Farò bella figura lì. Vabbè, Bimba Spina mi sa che non è in casa, non viene ad aprirmi, quindi io direi che ce ne possiamo andare, tanto non l'ho fatto. Dai, girati! È arrivata! Hey. Sì, ho suonato io. Che vuoi? Aspetta, non ti arrabbiare, prima di tutto non ti arrabbiare, secondo di tutto sono venuto a portarti, ecco, guarda, questi fiori li ho raccolti per te nel campo vicino, li ho raccolti perché volevo scusarmi, Bimba Spina, prima sono stato un burbero, ma è che mi ero fatto prendere un attimo dalla emozione, giusto, bravo, Bimbo Pop? Bravo, bravo, sì, continua. Non so cos'altro dire. E quindi fale è stato un complimento. Sei molto bella. Non esagerare. Okay. Sei un pochino bella, non tanto. Vai, ma... senti, dobbiamo andare tutti insieme alla posta a prendere la lista di Indiana Craft. Non è che ti va di venire con noi anche tu? Ok, ti perdono, okay. Ma solo perché dobbiamo andare a prendere la lista. La casella di posta più vicina. Ricordavo che ce n'era una a casa del bimbo povero, ma mi sa che mi sbaglio perché lì non arriva mai la posta. Flugo, flugo, ok. E anche per me. Credo di sì, devi andare a prendere. Allora, intanto leggo perché dovrebbe essere comunque uguale per tutti. Occorrente, bussola, mappa, torce e sacco a pelo. Ma è un sacco di roba. Oh mio Dio, ma spenderemo un sacco di soldi. Io ma speravo. Ce li dà tutti sti soldi? A parte quel, ce li darà la nostra famiglia. Spero che paghino almeno per le nostre scorte. Non dovremmo mica vendere limonata per comprare i quaderni. Comunque il problema è un altro. Io volevo tenere a me, mia mamma mi ha dato $30. 30! Un sacco di tesoro. Sai quanti pocket friend ci escono con $30? Però io speravo di raccatare anche appunto qualche cosa per me. Ma con tutta questa roba da comprare per esplorazione, io ci spendo tutto. Che hai tu? Che cosa c'è? Dimmi. Guarda in mano il bimbo povero. Guardo in mano il bimbo povero. Cos'è? Un soldino. È il soldino questo che ti ho regalato io. Sì, io sono questo. Oh no. Basterà. Oh no, mi sa, è vero, come sono stato così delicato. Ho un'idea. Oh mio Dio, dimmi, dimmi. Ti penso io. Hai visto, bimbo povero? Vieni, vieni, cosa, bimbo povero. Cosa, va tutto cosa? Bene. Ho dato la paghetta, quindi ci silenzio, penso va tutto bene. Perché, okay, perché okay. Per te ci pensa Bimba Spina. Che bello! Hai visto? Non ti preoccupare. Grazie. Se è solo quel soldino. Prego. Non ti preoccupare. Ma sei caduto. Ma no, sei attento quando fai così tanta agitazione. Poi cadi. Venite, andiamo al supermercato. Ci sarà roba per tutti. Ma secondo te troveremo tutto qui? Questo posto è ricchissimo, qua dentro ci sono negozi di tutti i tipi. Venite, entrate. Buongiorno. Non questo ci sono mai entrato. Uno spicciolino. E le va male, signore, perché noi dobbiamo andare. Dobbiamo comprare un sacco di cose. Non abbiamo gli spicciolini. Vedo il mio futuro. Oh mio Dio! Oh mio Dio! In edizione limitata ci sono le magliette di Herobrine contro Entity. Sono bellissime. Oh mio Dio, ne vorrei tantissimo una. Io vorrei questa. Aspetta, quale? Quale? Di Herobrine o di... Questa. Quella di Herobrine è bella. Anche quella io di Entity. Due. Le vorrei anch'io tutte e due, bimbo bonzo. Vediamo quanto costano. $4. Sentite, ragazzi, io voglio farlo questo azzardo. Almeno per una soltanto. Prendo solo quella di Herobrine, dai. Solo quella di Herobrine. E me la metto. Oh, ma è proprio bella la mia maglietta di Herobrine. Mi è sempre piaciuto Herobrine. È il mio mostro. Tu hai comprato quella di Entity. Povero, tu quale vuoi? Mi sta benissimo. Questa vuole quella di Herobrine, perché Herobrine è povero come lui, forse. Non lo so, non conosco bene. Tu, Bimba Spina, invece quale compri? Qua. Tieni. Okay. Grazie mille. Quale compri, Bimba Spina? Io ho preso questa. Va a vedere. Oh, ne abbiamo due e due. Che bello. Hai visto, Bimba Spina? Io e te abbiamo la maglietta diversa. Questo vuol dire che ci completiamo. Ma guardate di là. Ci sono... non ci posso credere. Guarda, bimbo bonzo, guarda. Li vedi? Vedo, vedo. Sono quei bambini che noi ci odiamo con loro. E gli abbiamo rotto il Fabrizio. Andiamo, abbiamo... vai. Li andiamo a menare. No, no, non si può. Ma sei matto? Ma ehi. Oh, oh. Che vuoi fa tu? Oh. Ehi, forse che dobbiamo dirvi una cosa. Cosa gli vuoi dire? Lo sai. No, che non glielo devi dire. Torna di là, vai subito. Vai, oh, di là. No. Aio. Ma sei scemo, gli volevi dire che gli abbiamo rotto il Fabrizio? Ma sì. Ma sei pazzo, poi glielo dobbiamo ripagare. Tu ce li hai i soldi? No, sei povero. E io è vero, però... Cosa gli vuoi dare quel soldino? È giusto in quel modo. Ma no, non è giusto in quel modo. Ma porca miseria, ma non ti devo insegnare tutto. Sono ti cattivilo. Guardando. Allora, intanto, ciao.
E poi vorrei dire un'altra cosa comunque, già che ci sono. A voi due vi dico ciao, proprio perché non ci piacciamo a vicenda per nulla. Per nulla, ve lo dico chiaro e tondo. A te, Bima Spina, ti volevo dire una cosa. Loro stanno insieme, vanno in giro insieme, vanno a fare le compere insieme. Questo ti dovrebbe... E quindi niente, sto solo dicendo che magari anche noi due un giorno potremmo andare a fare acquisti insieme, shopping. Che c'è? Abbiamo da fare. No, ti prego, me lo rimangio, non volevo dire niente. Però non è giusto, bimbo povero qua, ogni cosa che dico sembra essere sbagliata. Secondo me, devi andare più con calma. Ma ho capito, ma con calma, questo passo mangeremo un brioche insieme fra 6 anni. No, hai già mangiato il gelato con lei, quasi. È vero, quasi però, perché poi quel gelato io me lo sono tenuto in tasca e quando l'ho tirato fuori mi ha dato un pugno in faccia. Va bene, bimba Spina, comunque bellissima maglietta. Andiamo a fare le compere adesso. Bimbo Bonzo, sei pronto? Dobbiamo andare. Negozio di esplorazione ci serve. Sarà al piano di sopra? Io non mi lo sa so. Di sì. Mi sa pure a me. Allora andiamo. Ciao è a voi là dentro. Enorme. Comunque, Bimbo Bonzo. Hai visto che quelli stanno comprando i Pocket Friend? Dobbiamo anche noi, un giorno. Dobbiamo guadagnare i soldi vendendo le limonate. Prendiamo perché... i loro. Non possiamo prendere loro, perché hai sempre queste idee criminali. Vieni qui. È una cosa illegale prendere i loro. Andiamo, forza. Mamma mia, ci farai mettere nei guai uno di questi giochi. Lui, guarda. È tutto così bello. È entrato nel negozio di vestiti di lusso. Sei da blocchette. Sei pazzo, lo sai quanto costa una sciarpa da blocchette? Quanto? 6.000 diamanti, esci subito. Ragazzi, cosa c'è, bimba Ragazzi, Spina? Dimmi. Quello è un negozio di vestiti da donna. Ma sono lo stesso bellissimo. Bimbo povero, che ci devi dire qualcosa? Volevi nascere femminuccia? No. Allora andiamo, forza, andiamo. Dobbiamo sbrigarci. No, che non si può. Vabbè, ma anche voi però. Non c'era bisogno di passare da lì. Bimba Spina ha paura. Fa bene, ha paura. Abbiamo saltato la recensione, cadiamo di sotto, ci sbucchiamo. Non si fa. Tutte le ginocchia. No, che non si fa. Però siamo arrivati al negozio dal Netherland, il negozio di esplorazione raccomandato da Indiana Craft. Ok, wow. Allora ascoltate, fermi, state tutti fuori. Ci penso io prima, perché in questi posti bisogna che il primo a entrare sia un vero esploratore. Buongiorno, io sono colui che ha visitato i peggiori. Vabbè, non ci credo, non andiamo. Ma questo è un fratello. Ecco perché lo consiglia a tutti gli studenti. È il fratello quello là. Sì, è tutto un inciuccio. Vabbè. L'importante è che noi troviamo quello che ci serve. Allora, si era detto una bussola, mi pare, una mappa e un sacco a pelo e le torce, giusto? Pare che era tutto qua. Okay. Prendi tante torce. Ne prendo il più possibile. Buongiorno. Ma questo è un bambino? Ma questo vende le tende. Ma costano un sacco di soldi le tende. Ho tende di qualsiasi colore. Troveremo la tua preferita. Sì, ma spenderei tutti i soldi. Mi dispiace, ma non posso. Grazie. Hai visto? Ecco, bimba Spina è generosa, bimbo povero. Però certo che a me non mi fa mai nessun regalo. Però mi inizio a essere un po' infastidito. Bimba Spina, fai regali a bimbo povero. Cosa, tranquillo. Io divengo il suo amico. E poi le consigli che io sono un bravissimo ragazzo. Esatto. Ma sei un genio. Dobbiamo nel divenire. Dobbiamo mettere le cose nello zaino. E non ce l'abbiamo ancora lo zaino. Anzi sì, ce l'ho, ma è pieno di altre cose segrete. Quindi dobbiamo andare, forza. Venite, dobbiamo correre, perché adesso mi è venuta fame e voglio andare a comprare qualcosa da mangiare. Ma è tardissimo. È venuto buio. Quando torniamo a casa ci sgrideranno tutti. Dobbiamo sbrigarci adesso. Corro, se no papà mi picchia. Ciao bimbo povero. Ciao, grazie di tutto. Uccelli bonzi. Quelli là escono di notte, mi raccomando, dovete stare attenti sulla via del ritorno. Vabbè, ci vediamo domani. Io abito qua vicino. Infatti per te è breve la strada. Beato te, bimbo bo. Non è che posso venire a dormire a casa tua. No, chiuso. Vabbè, anche casa mia è breve, vicina. Che cattivo, bimbo bonzo. Vabbè, ci vediamo domani alla continua di esplorazione. Ciao. Voi avete portato tutto? Zitto, silenzio. Silenzio, vi dico. Oh, cavolo, abbiamo fatto arrabbiare Indiana Craft. Andiamo. Zitti, venite. Buongiorno, scusi il ritardo, eravamo una... Per tutti i cavolfiori che crescono nelle alture delle Ande, dovete fare silenzio. Oggi siamo qui per fare la pratica dell'esplorazione, la prima lezione di pratica. Oggi non si scherza. Prendete una delle spade e iniziate ad allenarvi contro i manichini. Ok, spade? Spade? Gratis.
Oh, cavolo. Dove sono? Sono qui nelle questi affari qua, ma io non mi intendo. Ho preso una spada, ma è pericolosissima. Tu le sai anche fare le spade. Lo so, ma per sbaglio non dirlo a nessuno che ho fatto una spada una volta. Mi sospendo. È di legno. È di legno, ma guarda che se te la do in testa ti fa malissimo lo stesso, bimbo. No. Allora proviamo. Secondo che me ci fare? Dobbiamo picchiare il manichino. E bravo mio piccolo amico. Oh mio Dio! Ti ho dato una botta! Però no, No, aspetta, non ti arrabbiare, però non l'ho fatto apposta. Volevo dare una botta al manichino, ma è difficile! È veramente difficile picchiare con le spade! Ma basta! Non dovete comportarvi così, siete troppo indisciplinati. Hai dato una botta al tuo amichetto. Come puoi farlo? Lo so che hai sbagliato, però non lo ammetterò una prossima volta. Adesso andiamo avanti alla prossima. Mi sembrate comunque abbastanza pronti. E per questo vi ho portati qua. Perché c'è una sfida ancora più difficile. Dovrete trovare, grazie alla vostra bussola, la posizione della caverna segreta di allenamento. Non sarà un compito facile. Ma... scusi, ma è lì? La caverna è lì! Si vede. Meglio non dirlo. È stato facile. No, non dirlo. Allora. La bussola punta. Chissà dov'è? Oh, non lo so. Ma è proprio lì. È certo che è proprio due passi praticamente. Va bene. L'abbiamo trovata, mi sa. Ma che siamo stati bravissimi, però. Bravi. Vedo che siete riusciti tutti a trovare la posizione della caverna. Non era un compito facile. Però. Adesso dovrete fronteggiare quel piccolo mostro. È un mostro di allenamento, è finto. Però state comunque attenti. Ma che carino, un mostro! Indietro, bimbo bonzo! Ci penso io, sono il mastro della situazione, eh! Ci penso io, Attento. Mamma mia! Aia! Ma un mostro di allenamento, un paio di ciuffole, mi ha fatto malissimo! Ci riprovo! Andiamo insieme, bimbo bonzo. Ma sei bravissimo. Gliele abbiamo date. Hai visto, bimba spina? L'ho ucciso per te. Ehi, ma attento! Ma c'è uno scheletro. Ma quello è uno scheletro. Ci penso io, bimba spina. L'ha ucciso Indiana Craft. Oh mio Dio. Ma era vero. Fermi, state indietro quando vedete qualcosa del genere. Quelli sono scheletri veri, non sono mostri di allenamento. È meglio se voi stiate da parte. Oh, che bravo. Ehi. Ehi, bimbo bonzo! È stato bravissimo! Ma anch'io! Hai visto? Ma è bellissima quella spada, vorrei anch'io, però non ho... Però avete visto? Smettila! Avete visto? Anche io sono stato bravo, perché quel creeper piccolino l'ho ammazzato anche io insieme a bimbo bonzo! E noi non ci dite bravo bravo, solo a Indiana Craft! Ma guarda te, anche bimba spina, però... Allora sapete che vi dico? Basta, non mi considerate un esploratore all'altezza. Bimba spina pensa che solo Indiana Craft sappia fare le cose. Allora sapete che vi dico? Io questa caverna la esplorerò tutto da solo. Anzi, vai, se venite con me mi fate un sicuro? Favore. No, infatti, non tanto. Venite anche voi. La esploreremo tutta noi, senza Indiana Craft. Fermi, ragazzi, quella è la seconda lezione. No, lo facciamo oggi, perché noi siamo bravi. Andiamo, forza, è venite vero, con me. Andiamo. Andiamo. Vamos.